film a episodi, secondo una tradizione nobilissima del cinema italiano, e marciano in polse, perché appunto questa storia della scuola napoletana, eccetera, è felice che ci invitò in concorso, diciamo, quindi a Venezia, e quindi niente, fu un fiasco pazzesco, però... Fiasco memorabile. Ma io, per esempio, dell'episodio che realizzai allora, sono invece orgogliosissimo. Scatenò molte polemiche. Sì, certo, tantissime polemiche. Sì, era un film in cui... È un film come un apologo, se avete presente i film di Pasolini, Uccellacci, Uccellini, Cosa sono le nuvole, c'è cioè un apologo di quel tipo, fiabesco, onirico, in cui appunto si vedeva questo sindaco di Napoli, che era di fatto Antonio Bassolino, insomma allora il sindaco di Napoli, interpretato da Tonio Servillo, che sale sul Vesuvio, a proposito di Vesuvio, ma poi nei miei film tornano ovviamente tante cose. Quindi è questa salita sul Vesuvio in cui lo incontra anche il corpo di Uccellacci, Uccellini, e così. Rivederlo oggi è molto interessante, si vede molto nettamente come non fosse per niente un film diciamo agiografico, no? Che anzi purtroppo diciamo un film abbastanza amaro, insomma, per dire, ma molto spesso per il cinema è strano, sono alchimie, insomma, e quindi oggi è interessante rivedere quel film, e sicuramente nella mostra dove si sta preparando glielo proietto di sicuro. Senti, no, allora una la lascio da parte. Con Anna Bonaiuto, che hai citato prima, c'è stato poi un altro incontro in un film, bellissimo. Sì, L'amore molesto, sì, dal romanzo di esordio di Elena Ferrante, adesso appunto L'amore molesto verrà ripreso, probabilmente distribuito anche in America a distanza di tanti anni. È un film, e lì appunto fu il secondo film che ho fatto, opposto al matematico per certi versi. Il matematico appunto era un film quindi rarefatto, mentale, in cui Napoli era vuota, mentre invece questo era un film di corpi, un film dove invece anzi corpi, le macchine, però quello era nel tempo in cui giravamo, quindi diciamo era come presa diretta, diciamo, nella strada. E niente, il romanzo era bellissimo, e io l'avevo letto, e, diciamo, come mi venivano incontro i suoni, i suoni di Napoli in una maniera pazzesca, cioè c'era una corporeità, una fisicità, qualche cosa di molto profondo, ecco, che veniva prima ancora delle immagini. E niente, quindi c'era un grande ruolo per Anna, però tutti gli interpreti furono straordinari, Angela Luce, Licia Maglietta, Gianni Caiafa, grandissimo, Peppe Lanzetta, insomma, e niente, fin quando il concorso a Cannes ha avuto un grandissimo successo, pure quello lì, sai, oggi uno dice Elena Ferrante, ma allora era il romanzo di sorte di una scrittrice sconosciuta, ma come di sconosciutissima, insomma, che nessuno sapeva, era una piccola casa editrice, che era la EO, che è rimasta anche oggi è un'amica geniale, insomma, sempre la casa editrice di Elena Ferrante, però allora appunto, ed era un film in cui si raccontava tutta questa storia di questa donna che indagava questo mondo di anziani, no? Della madre che era morta misteriosamente, quindi non è che ci fossero tanti motivi attrattivi dal punto di vista commerciale, però invece diciamo, il film fu insomma una grande esplosione, lo producemmo sempre noi come Teatro Uniti, però in quel caso con la Lucky Red di Andrea Occhipinti e di Kermit Smith, e niente, furono bravissimi, insomma, colsero subito quelle belle storie del cinema, perché noi avevamo un altro produttore che doveva farlo, che un mese prima si ritira, non lo poteva più fare, e un mese prima su un film mio, significa che per un video una rincorsa che non avete proprio idea, per cui cioè, non è che faccio all'ultimo momento, quindi significa che l'ultimo mese c'era tutto, cioè significava appunto migliaia di fotografie di luoghi visti, di situazioni, di cast, cioè il film era come lì, no? E quindi ero disperato proprio. E arrivarono invece Andrea e Kim,
bellissimo, perché arrivarono, ci venivano a trovare a Napoli, nell'ufficio dove lavoravamo, entrarono dentro, videro tutta la situazione, videro le immagini, videro le cose, eccetera, e decisero di entrare nel film prima ancora di leggere la sceneggiatura. Cioè, solo ammazzando l'aria. E anche loro erano giovanissimi, ovviamente, quindi questo elemento della giovinezza.